Siamo arrivati alla grande finale delle Olimpiadi della Sicurezza 2016, dopo un anno intenso in cui gli agenti della GeFox, istituzioni, insegnanti, genitori hanno insegnato tantissimo sulla legalità e la sicurezza con lezioni, giochi interattivi, laboratori e missioni. James Fox avrebbe voluto qualificare in finale tutti i 15.000 ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi, ma non è riuscito a trovare un teatro tanto grande da poterli ospitare. Vedere i ragazzi emozionarsi mentre imparano la legalità è uno spettacolo magnifico. A commuoverci ci ha pensato un'amica molto speciale che ci ha inviato una bellissima lettera. La professoressa Maria Falcone, sorella del grande giudice Giovanni Falcone, ha voluto salutare i nostri ragazzi nel miglior modo possibile, con un messaggio di grande speranza. Io vorrei leggere però a questo punto un pochino di silenzio, perché abbiamo trovato una lettera scritta dalla professoressa Maria Falcone, sorella del giudice Falcone e presidente della Fondazione Falcone, che ci ha inviato proprio questa lettera che io voglio leggervi alcune parti molto importanti. Quindi vorrei un attimino un po' solenne per, diciamo, chiudere questa parte della nomina dei nuovi agenti. Allora, ci scrive la professoressa Falcone: cari ragazzi, mi dà grandissima gioia sapere che vi sono tanti giovani riuniti per condividere un percorso di legalità che oggi non si conclude, ma segna l'inizio del vostro impegno quotidiano. Saranno le scelte che compirete che vi renderanno degni cittadini di uno Stato democratico, lo stesso Stato in cui hanno creduto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vi ringrazio. Vi ringrazio per portare Giovanni nella vostra mente e nelle vostre azioni. Siete voi la parte migliore di questo paese, per cui vale la pena sperare in un futuro migliore. La professoressa Maria Falcone. Grazie a Maria Falcone per aver toccato i nostri cuori.